I fan della Royal Family negli Stati Uniti sono sconcertati dal motivo per cui Meghan Markle conserva ancora il suo titolo di duchessa del Sussex dopo i colpi che ha preso alla monarchia, ha detto un esperto di Washington. Meghan Markle e suo marito, il principe Harry, hanno rinunciato al loro ruolo di membri della famiglia reale quando hanno lasciato il Regno Unito per trasferirsi in Canada quasi 2 anni fa, nel 2020. Ma da allora, il duca e la duchessa di Sussex hanno puntato i riflettori su loro, in particolare durante un'intervista bomba con Oprah Winfrey l'anno scorso. Meghan aveva affermato che c'erano preoccupazioni e conversazioni all'interno della famiglia reale sul tono della pelle del figlio della coppia, Archie, prima della sua nascita nel 2019. La duchessa ha anche detto che da quando è entrata a far parte della famiglia reale, soffriva di problemi di salute mentale, inclusi pensieri suicidi. Ma Neil Gardiner, un esperto di politica estera con sede a Washington e appassionato della famiglia reale, ha affermato che la popolarità di Meghan nel suo paese d'origine è crollata a causa degli attacchi contro la famiglia reale. Ha detto a express.co.uk. L'immagine di Meghan sta precipitando negli Stati Uniti, così come nel Regno Unito. È vista da molti negli Stati Uniti come una persona che cerca costantemente di minare la famiglia reale, e la famiglia reale è estremamente popolare qui. Molti americani sono sconcertati dal motivo per cui è ancora la duchessa del Sussex quando parla così tanto contro la monarchia. Non c'è una buona ragione per cui detiene ancora un titolo reale. Da un punto di vista politico, Gardiner ha aggiunto, i conservatori statunitensi hanno un'opinione negativa di Meghan, che è vista come di estrema sinistra, mentre molti liberali statunitensi la ammirano. La popolarità di Meghan e Harry negli Stati Uniti è diminuita in modo significativo nel corso dell'anno e continuerà a diminuire.